cambia, siamo noi. Quindi facciamo questo viaggio, insieme? Sì. Ti va l'idea? Sì. Weekend è nato dagli ultimi 10 anni della nostra vita, dico nostra perché insomma da quando è nato Nino io mi sono sentita subito una coppia. Non sono stati anni facili perché una diagnosi di autismo arrivata quando Nino aveva 2 anni e mezzo non è stata una diagnosi facile da accettare, soprattutto la situazione all'inizio era molto severa, Nino non parlava, non si relazionava, per cui a un certo punto, passata la fase della sofferenza, della rabbia, ha risolto i suoi problemi di relazione, quindi insomma è un ragazzo, adesso viene considerato un autismo ad altissimo funzionamento, molto vicino alla sindrome di Asperger. Ho pensato che forse era il caso di raccontarlo in un modo che non fosse biografico, ma attraverso anche lo sguardo e le parole delle persone che noi avevamo incontrato, persone che come noi avevano trasformato una cosa molto vicina a una tragedia in una grande avventura. Be Kind è il nostro film, che è un film nato come viaggio familiare, documentato da un ragazzo che si chiama Lorenzo Messia, che ci ha seguito in tutti questi 7 mesi di lavorazione, fatto tutto di interviste, dove il protagonista è Nino, che vestito in una maniera molto particolare, perché lui si è scelto una divisa, affronta il tema della diversità con la sua gentilezza. La mia idea di fare Be Kind, questo viaggio nella diversità, era davvero raccontare le persone che della diversità hanno fatto un valore aggiunto. Il titolo Be Kind è nato dal fatto che io e Nino siamo 2 persone molto gentili e lui in particolare è gentilissimo e anche le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita avevano questa caratteristica della gentilezza e soprattutto l'obiettivo di Be Kind legato alla gentilezza, cioè è il desiderio di creare una rete di gentilezza intorno alla diversità. La diversità è come un elefante con la propria di corta ed è una rarità. Tra le persone che ho trovato mentre giravo il film c'è Jacopo Meglio, che è un ragazzo che non si può muovere, sta sulla sedia a rotelle, è nato con una sindrome molto rara e non gli avevano dato che pochi giorni di vita, mentre invece oggi non ha neanche 30 anni, è il presidente, Nino lo chiama il presidente di un'associazione che si chiama Vorrei Prendere il Treno, che è un'associazione molto attiva nel raccogliere fondi per aiutare gli altri, per aiutare le altre persone con disabilità. Ha scritto un libro e ora è in giro a presentarlo per l'Italia con tutte le difficoltà che può avere, ma lui lo fa, che è una grande forza di volontà. Un'altra persona che abbiamo conosciuto è la mamma di Sofia, che è anche Sofia nel film. E Sofia è una ragazza con la sindrome di Down, che fa nuoto sincronizzato, fa surf, è bravissima a scuola e quando è nata la madre mi raccontò, quando ci siamo conosciute e lo racconta anche nel film, che una psicologa, quando Sofia aveva pochi mesi, le disse: mi raccomando signora, bisogna crescere Sofia con molte regole, con molta disciplina, perché almeno quando sarà grande potrà fare l'usciere in comune. E lei gli rispose: no, mia figlia farà l'università e Sofia è sulla strada per fare l'università. Il tema della felicità è un tema che va di pari passo con la diversità e con la gentilezza. Una persona, una famiglia che magari si trova davanti all'inizio di un percorso difficile, una diagnosi, una malattia, io penso che con Be Kind possa aprirsi alla speranza, perché tutte le persone che si raccontano sono partite da un punto che era in qualche modo senza speranza e attraverso la forza di volontà, anche un'attitudine a cercare la felicità, hanno trovato un punto di svolta. Nino parla molto di felicità, è una persona con una grande autostima e con una grande gioia di vivere. E devo dire che questo è un elemento comune nelle persone che, diciamo, in qualche modo un po' le conoscevamo, un po' le abbiamo cercate, un po' ci hanno cercato e sono nel film. Be
l'Italia che cambia sono i giovani. Io vengo spesso chiamata da amici che hanno magari avuto una diagnosi e che sono in una fase iniziale di grande difficoltà. Io vorrei dire questa cosa, che le cose cambiano e bisogna avere tanta fiducia e dare tanta fiducia ai propri figli. Non andando in sofferenza, navigando un po' a vista, le cose cambiano e cambiano in una maniera incredibile. Noi siamo passati da una cosa che poteva essere una tragedia a una grandissima avventura. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.